pubblico italiano. E il suo è stato il primo spettacolo italiano di stand-up comedy su Netflix. Fa ridere in più lingue diverse, si è esibito al Comedy Cellar, al Carnegie Hall di New York, i templi della comicità americana. Peraltro, quindi, è un esperto, ci racconterà come si fa a far ridere tutti, italiani e americani insieme. Date un caloroso benvenuto sul palco a Francesco De Carlo. Grazie, bravo. Benvenuto. Grazie. Grazie davvero. Accomodati. Buonasera. Accomodati. Grazie per essere qui con noi, visto che ormai sei pieno di impegni in Italia, a New York, sei appena tornato da, facciamo quella cosa, sei appena tornato dagli Stati Uniti. Due poltrone, ma avevi promesso un divano. Io no. Il divano cercavi. Venuto per quello. Però se ti impegni, secondo me. No, allora, veniamo subito al punto. Tu non ti sei soltanto esibito al Comedy Cellar una volta così perché sei riuscito di sgamo a entrare sul palco. Tu sei un resident al Comedy Cellar, sì. Cioè quando vai ti puoi esibire, sì. E ti esibisci. Com'è andata questa cosa? Hai fatto un excursus della stand-up che mi ha fatto emozionare perché dici vedi Robbie Williams, sti voracci vedono Eddie Murphy e poi arrivo io. È una cosa importantissima perché non era mai successo prima. È la prima volta che un italiano si affaccia da quelle parti, un italiano italiano, perché poi italo-americani ce ne stanno tantissimi, certo. Là, come ben sai. È la prima volta che succede e quindi per me è un tempio della stand-up, forse il più importante locale al mondo. Ci stanno dei comici che quando ho iniziato li guardavo solo sui DVD e adesso lì ci mangi, ci parli, è una cosa che ancora oggi faccio fatica a gestire emotivamente, come vedi. È lì, nel senso, sei diventato in qualche modo the first one, the first Italian, cioè... Che cosa pensano di questa tua esperienza? Non ti caga nessuno. Abbastanza tipo. No, un po' nel fileranno. Senso, è ovvio. Cioè, i reel questi qua, ce n'è uno che ho messo 2 settimane fa che ha 15 milioni di visualizzazioni, numeri mai fatti in vita mia. Ovviamente, questo che vuol dire? Che il fatto che è la prima volta che arriva un italiano così si prende una fetta di mercato molto importante perché non hanno mai visto rappresentata una voce così loro, così tanto attenti alla diversità culturale, a sentire tutte le voci, è la prima volta che sento poi un italiano che parla di quelle cose, quindi sicuramente è una fetta importante, però quando stai là c'è stato il comico brasiliano, io ero molto agitato, ho detto ma quella mi ha visto, quell'altro mi ha guardato, i camerieri, ho fatto una serataccia, lui mi ha detto nobody cares about you, cioè lui me l'ha proprio detto, dice nessuno sta pensando a te, si fanno tutti gli affari suoi perché tu senti la pressione, la fortuna che c'ho io, là ho conosciuto comici islandesi, norvegesi, brasiliani appunto, sudamericani, quello che è, però come dice il comico norvegese, io salgo sul palco e dico, mi chiamo Francesco, vengo da Roma, Italia, il delirio. Ah ok, cioè, è più facile. Dice, io non ho mai ricevuto il norvegese. Il norvegese, con lo stesso entusiasmo. Dice, a me non mi hanno mai accolto così. Senti, arriveremo a tornare ovviamente sul tuo lavoro americano, su questi giorni e anche sui tuoi progetti, ma riavvolgiamo il nastro, come comincia questa storia? Ma vorrei che tu mi raccontassi come comincia prima che tu inizi a fare il comico effettivamente, cioè ti è capitato di fare un lavoro precedente a questo? Sì. Che lavoro facevi? Sì, io... In che ambienti frequentavi? Vabbè, allora, premetto che io all'esame di quinta elementare la domanda che vuoi fare da grande ho risposto il comico. Ok, quindi non avendo alcun... Sì, perché c'era, non lo so, mi piaceva l'effetto che facevano i comici italiani su mio padre, che lo facevano ridere, ma comici, cioè Lino Banfi, cioè comunque era... Vabbè, rispetto era, per no, Lino no, Banfi. Rispetto, no, però dico, certo, non è uno stand-up comedian, ecco, certo. Questo è differente. È il nostro Louis C.K. Adoro, esatto, adoro lui, Lino Banfi e tutto quello che ha fatto, perché siamo cresciuti, no, con quella roba, ma lo dico veramente con... lui rideva sta cosa e quindi io ero convinto di dove fare. Poi ho preso tutt'altra strada, è entrata la politica nella mia vita all'università, mi sono laureato in scienze politiche, un giorno ho conosciuto... Tra le tante attività che ho fatto all'università, riviste, insomma, era il periodo del popolo no global, dell'11 settembre e via dicendo, ho conosciuto Giulietto Chiesa, che è venuto insieme ad altri a fare delle conferenze all'università, e niente, ho cominciato a lavorare al Parlamento Europeo per 4 anni, quando lo dico oggi non ci crede nessuno, però io ho lavorato... L'assistente parlamentare di Giulietto Ufficio stampa, Ufficio stampa di un europarlamentare come Giulietto Chiesa, che era il giornalista mio di riferimento, e lavoravo tra Bruxelles e Roma facendo
l'ufficio stampa di un europarlamentare. Con rispetto per la buona anima, ma era già la fase dei complotti? No, quella è venuta dopo. Non ti chiederò se pensi che la terra sia rotonda. No, quella è venuta dopo. All'inizio, se tu ti ricordi, appunto, parlavo del popolo di Seattle, del No Global. C'è stato quel G8 di Genova dove c'erano 3-4 giornalisti che andavano in televisione e prendevano le difese dei ragazzi in strada. E lui era uno di quelli, mi ha affascinato dall'inizio questa cosa ed è diventato un pensiero critico che mi piaceva insomma seguire. Poi dopo la vita prende altre strade. Soprattutto la mia. Scusami, poi rima alla comicità, ma raccontaci qualcosa, hai degli aneddoti su quel periodo? È stato un periodo interessante. Ma io mi divertivo molto di più allora che adesso, cioè, perché tu immagina, io facevo riunione insieme ad Achille Occhetto, Diego Novelli, che è stato un importantissimo sindaco di Torino del PC, Paolo Silos Labini, cioè dei personaggi, e io che avevo avuto 23-24 anni. Stavo a queste riunioni e diciamo che mi trovavo, ero piccolissimo, e c'era davanti a me queste istituzioni del partito, ex partito comunista, che parlavano tantissimo di quello che dovevano fare. Poi c'era tutta la parte Bruxelles, dove io c'ho una prova del fatto che io non parlavo inglese al tempo, o parla malapena l'italiano, però al tempo io l'inglese non lo masticavo proprio, perché c'è un'esperienza, e mi ricordo un giorno invitarono tutti gli addetti stampa a una conferenza, e io pensavo, dico, vabbè, mi devo mettere nel pubblico e ascoltare. Entro dentro questa sala e c'è un tavolo circolare con i nomi di tutti gli addetti stampa, e mi fanno sedere. E mi chiederanno di parlare. Tu e hai... alla fine c'era un altro italiano terrorizzatissimo che faceva... Mi facevo, ma che sta succedendo? No, dobbiamo parlare. Per l'Italia, dobbiamo parlare. Ma che gli diciamo? Dice, no, ti prego, parla te. E quindi io vedevo che piano piano parlavano tutti, dico, no, ma che gli dico qui? E il tema era come avvicinare i cittadini europei alla politica. E c'erano i traduttori inglese e francese. Io vi giuro, ho parlato in inglese, ma parlavo tipo, I think that... Italy, così, quelli che parlavano inglese a un certo punto si sono messi le cuffiette per sentire se almeno il traduttore francese riuscisse a capire. Preferivano sentire quello in francese che ascoltare me. E c'era sto poraccio che faceva, non capisco niente. Quindi io ho la prova che almeno fino al 2007 così non parlavo assolutamente. Ed è in quel contesto che tu decidi voglio mollare tutto e provare a fare il comico? O ci sono delle cose intermedie? No, a un certo punto io proprio, quando è finita la legislatura, ho detto no, io voglio cambiare completamente lavoro, ho cominciato a fare dei corsi a Roma così, e per una serie di coincidenze feci una canzone su Berlusconi, vabbè, ma tanto si sa. Siamo passati tutti da quel ventennio. No, esatto, diciamo. Feci una canzone che divenne virale, io non ero nessuno, cioè non ero un comico al tempo, che era una parodia di sincerità di Arisa. E siccome era su, come si chiamava, la Carfagna, certo. Quella in televisione, era sì, lei la... non solo. Vabbè, sì, comunque era una di queste che veniva da Buona Domenica, era lei, sì, certo. E non mi ricordo chi era. E io l'avevo chiamata, invece che sincerità, sinceri tu, e che diceva, sinceri tu, io stavo ancora a pettinare le bambole. Questa stupidaggine cominciò a girare, Radio Globo al tempo, una radio di Roma, mi chiamò e incominciamo a fare gli scherzi al telefono in questo programma radiofonico che divenne popolarissimo a Roma. Quindi io nell'arco di due settimane... finalmente avevo un lavoro onesto, fare gli scherzi dopo la politica, fare gli scherzi telefonici. Io dopo due settimane, cioè in due settimane sono passato da ste riunioni con Achille Occhetto e Paolo Silos Labini a chiamare i signori a fare gli scherzi al telefono. Con mia madre che mi diceva, ma che sta succedendo nella tua vita? Ti sento alla radio che prendi in giro la gente. Sono così contenta che tutti i sacrifici che ho fatto per farti studiare finalmente danno i frutti. Questo è successo per davvero, non me lo sono inventato. E a un certo punto, beh, immagino, c'è una carriera qui che poi passa da provare a fare questa cosa nei locali, provare a farla. A Roma è nato il gruppo di satiria, sì, più o meno nel 2009, Giorgio Montanini, Saverio Raimondo, Filippo Giardina, insomma tante persone che adesso hanno, tutti abbiamo più o meno trovato la nostra strada, la nostra identità, e da quello si è affermato un po', è la prima volta che si diceva stand-up comedy. Faccio Italia, una parentesi, certo. Sai perché nasce la stand-up comedy in Italia? Perché un gruppo di ragazzi traduce i comici americani, mette i sottotitoli, perché al tempo nessuno di noi parlava inglese. Certo.
forse Saverio, ma il resto... Poi credo che solo Letterman andasse in TV, delle... sì, che non era manco un comico canonico, esatto. Ma no, loro prendeva... non c'era. Questi ragazzi, Comedy Subs si chiamava il gruppo, che, a cui dobbiamo tutto noi, prese i pezzi di George Carlin, di Bill Hicks, di Chris Rock, di Louis C.K. e ci metteva i sottotitoli sotto. E noi abbiamo visto sta cosa, che era molto diversa dalla comicità italiana, e tutti quanti abbiamo detto, cioè, vogliamo fare questo. Però di solito guardi, dici, e lo voglio fare in Italia nella mia lingua. Cosa ti porta all'inglese? Io non mi ricordo quando c'ho avuto l'illuminazione. Non me lo ricordo. C'è stato un giorno che ho detto... Lo parlo così bene che forse... No, lo parlavo! No, allora, tu devi capire, faccio sempre delle previsioni sbagliate, perché sbagliare è importantissimo nella vita. Io faccio errori in continuazione e dicevo, tanto la stand-up comedy non arriverà mai in Italia. Ah, faccio prima a imparare l'inglese e me ne vado a provare a farla. Quindi io nel 2010, quindi ho iniziato nel 2009, l'anno dopo imparo a memoria 5 minuti di pezzo, mando una mail a una ventina di locali a Londra e dico vengo a fare l'open mic. E in una settimana io mi sono messo ogni sera un open mic. E stavo là e non capivo gli altri comici. Ridevo quando rideva il pubblico. Mi parlavano, mi dicevano delle cose. Io sì, salivo sul palco, ripetevo a macchinetta, funzionava. E là ho detto, io forse ci posso credere in questa cosa. Ma è nato tutto così. Non posso nemmeno immaginare il livello di ansia, di prestazione, diciamo, il surplus che ottieni. Cioè, già andare sul palco e esibirti in italiano, sono sicuro che non è una cosa semplice. Farlo in una lingua che non è tua, a un pubblico che magari a te ci pensi, no, magari a me questa cosa fa ridere un sacco, poi la racconto lì e no, muore. Ma di solito devi solo stare attenta a non dire certe parole bannate, ma per il resto è un pubblico molto più ricettivo. Cioè, è stato molto più difficile crearmi un pubblico in Italia che da quelle parti, perché sono proprio abituati ad andare al club. Molto spesso quando i comici chiedono al pubblico, voi due state insieme? Io, sì, come siete conosciuti su Tinder? Stasera è il nostro primo appuntamento. La cosa strana, mi è successa tante volte, cioè pensare che a un primo appuntamento tu vai a vedere dei comici, ti fa capire che è una cosa che sta proprio... Noi vai al ristorante qua, giustamente, certo. No? Là vai a vedere i comici, quindi è proprio nella cultura il comedy club, l'andare a una serata di comici. Chiaro. No, tu vai lì con un testo di una cosa che ti sei scritto, ti sei preparato, eccetera. Ti viene mai la tentazione, o ce l'hanno magari i tuoi colleghi, di aggiungere una battuta sul fatto del giorno, sul meme di ieri, no, di aggiornarla? Allora, là c'è una... È molto difficile... a parte non mi è capitato spesso di vedergli commentare l'attualità. Io penso che sono stanchi proprio delle battute su Trump. Anche perché là la politica è molto più semplice. Cioè ci stanno due partiti, c'hai uno e l'altro. Immagina le battute che hanno fatto, le imitazioni... su Trump, cioè eravamo stanchi noi di Berlusconi, immagina di loro. Però facciamo solo quello, uno solo si può immaginare che nei locali americani parlano solo di Trump, le battute su Trump, invece no. C'è chi fa le imitazioni, c'è anche al Zeller ci stanno dei comici che fanno questa cosa, però diciamo non capita spessissimo, e non capita neanche spesso di aggiornare troppo i loro monologhi, cioè, c'è una tensione tale che la gente fa lo stesso pezzo per anni. Finché funziona. Sì, quello è un po', ma anche perché c'hai tanta gente davanti, quindi. Tu vai lì, come funziona la prima volta? Devi fare un provino? Vieni preso, vieni scelto? Allora, al seller, io sono stato fortunato perché non avevo capito... Io c'ho una fortuna, cioè tutte le grandi svolte non capisco quello che succede e quindi non c'ho né ansia né paura. Un grande vantaggio. Non avevo capito, io ero andato là il 3 novembre, il 4 c'avevo questa prova, tra l'altro faccio un altro pezzettino al New York Comedy Club e là davanti becco Alessandro Cattelan. Okay. Che ci fai qua? Io perché stavo a New York e tra l'altro mi ha fatto il video del pre-audition e poi sono andato dall'altra parte, al Cellar, alla concorrenza, sali sul palco in una serata di sabato sera davanti al pubblico di un sabato sera. Di solito i comici là, adesso ci abbiamo 15 minuti, posso dirlo, le audition, i provini hanno 5 minuti. Però il pubblico non sa che è un'audition e non dice niente. Quindi il provino comunque non è in una stanza con della gente, il provino è che tu vai davanti a tutti per 5 minuti, quindi loro si prendono anche il rischio che tu faccia schifo. Ne ho visti. Succede. Di gente che è andata male... Non puoi capire quanto ti prende male una cosa, certo, del genere. Sì, sì. Invece io ero leggero, quindi dico, vabbè, facciamo sta cosa.
faccio sti 5 minuti, pensavo pure di non averlo passato, io sinceramente il profilo, sono sceso, va bene, ho passato, poi guardo New York, e invece da quel momento in poi la mia vita è cambiata, perché poi a questo, entri in questo ingranaggio infernale che è il Cellar, che ha 4 sale, 4 spettacoli a sala ogni sera, quindi stai sempre sul palco, e tu hai notato questa differenza, che in America qualsiasi lavoro, lavorano. Certo. Cioè, tu vuoi fare il paragone? È una cosa serissima. È una cosa serissima. Qua i comici, non io non faccio un cazzo sostanzialmente. Io vivo la vita, scrivo, salgo sul palco ogni tanto, c'è i social, da parlare con quello, quella, fa un po' di televisione. Là stanno tutte le sere sul palco, 5 pezzi a sera. Ma anche Louis C.K., anche Bill Burr, anche Aziz Ansari che hai nominato prima, Robin Williams, ci stanno le foto di Robin Williams al... come di Cellar, quest'anno, se capisce sto di ragazzata. No, vecchio, il pubblico quindi non sa che ci sarà? No, oddio, lo sai, la settimana escono i nomi, diciamo, okay. Però molto spesso le star non sono annunciate. Arrivano, cioè, non annunciate. O arrivano e non, nessuno lo sa, o hanno uno pseudonimo per annunciarle, quindi tu non lo sai che c'è. Cioè, può essere... E che pubblico è? Intanto sono americani, sono turisti... un pubblico di affezionati, oppure siccome il Cellar c'è anche della gente che non ha mai visto uno spettacolo, dipende, ma vuole togliersi. No, dipende dalla giornata. Cioè il sabato, il weekend sono turisti, un pubblico molto internazionale di gente che passa a New York e vuole andare al Cellar, e possono essere da tutta l'America pure. Invece in mezzo alla settimana ci stanno persone più affezionate alla stand-up, tant'è che il miglior spettacolo in assoluto è il brunch show delle due la domenica. La domenica dopo a pranzo, diciamo. Sì, perché stanno attenti, cioè sono lucidi, certo. Ci stanno dei spettacoli all'una di notte che io una volta sola l'ho fatto, non te sta a sentire nessuno, dei mugugni, dei rumori strani. Io ho visto una ragazza che ha vomitato, si può dire vomitato? Si può dire. Ha vomitato davanti al bar. Io dico, mo fermano il locale, fermano New York. È un casino, è svenuta prima. L'hanno raccolta da per terra, non riuscivano, 20 persone intorno. Poi ha vomitato 2 volte, dopo un minuto e mezzo era tutto pulito. Lei non c'era più. Forse l'hanno uccisa, non so che fine ha fatto. C'è una foto adesso sul muro, sì, accanto a Robin Williams. Esatto. Quindi succede a Roma, a Milano, una cosa, cioè, se uno vomita adesso. Qua a Milano pippano, sai? Che certo. Cioè, sarà sicuramente... Però sarà più parlo, senti niente. Però quella roba lì passa inosservata, completamente inosservata, puliscono e... Quanto in New York, ti è capitato di esibirti anche in altre città americane? Mi è capitato. C'è la differenza? Mi è capitato, però io ho sempre fatto apertura per Matteo Lane, che okay. Quando tu vai a un comico che ha poi teatri da 3.000, 4.000 persone, hanno dei teatri immensi, noi non ce l'abbiamo tutti, 3.000, 4.000 persone ad Atlanta, a Miami, sono teatri immensi che però quando vai ad aprire per un comico il pubblico è tutto suo, quindi non capisci, non è il pubblico di Boston, non è il pubblico di Nashville o di Atlanta, certo. È il pubblico di Matteo in quel caso, che succede pure qua in Italia. Però mi dicono che quando cominci a fare il tour dei locali, che io dovrei incominciare a fare l'anno prossimo, tu fai dei club importantissimi in giro per gli Stati Uniti, e mi hanno detto, non te crede che le battute che fa New York funzionano pure a Birmingham, Alabama? Certo, a proposito perché... di quella storia del contesto che, sì, che sparisce. E dei nazisti. E dei nazisti dell'Illinois. Esatto. Senti, ti volevo chiedere, e adesso ti chiedo un sacco di cose proprio su cosa vuol dire cercare di far ridere in un'altra lingua, ma concedimi un altro momento fanboy. Hai avuto un incontro con, non so, il comico che tu ammiravi quando eri ragazzino? Beh, sì. Che sei rimasto starstruck da... No, tanti. Là c'è Chris Rock, è venuto e non me l'hanno neanche presentato. Stava là e mi facevano, guarda chi c'è. Io facevo, vabbè, presentamelo. No. Poi c'era Louis C.K., che capita spesso là. E quando ci parlo sono sempre molto... emozionato, cioè ti capita Louis C.K., l'ha visto online, l'ha visto dappertutto, c'hai Louis C.K. davanti e chi poi... sono i tuoi comici preferiti in questo momento? Beh, Bill Burr, di quelli adesso penso che sia il mio preferito, Chris Rock, mi fa piacere che hai nominato nel passato, che non c'è più, come si chiama, John Rivers. Lei è una che qua in Italia non conosciamo ed è una delle mie preferite perché è bravissima, è la prima comica che ha avuto un late night in America, ma a livello di Robin Williams, e qua in Italia purtroppo non è arrivata, però è veramente brava. Lì
è dato per scontato, ma vorrei sapere se è uguale anche qui, se ci sono delle differenze in quello, che tu vai sul palco e hai il tuo materiale che ti sei scritto tu, sì, che non hai degli autori, no, qualcuno che ti aiuta, è considerato disdicevole, perché non c'è niente di particolarmente disdicevole. Beh, qui almeno. Un po' io lo trovo disdicevole. Tu lo trovi disdicevole. La verità, cioè, secondo me la stand-up te la devi scrivere da sola, da solo. C'ho molto rispetto per gli autori televisivi, gli autori teatrali, però è un altro lavoro. La stand-up è come il cantautore, è come il filosofo. Immagina un filosofo che prende le idee di un altro. Le idee sono le tue, il punto di vista sulla vita è il tuo. Poi ci stanno gli interpreti, ci stanno i cantanti. Mina mica scriveva. Battisti non scriveva. Cioè, loro però sono degli interpreti. Invece i cantautori sono, è più vicino al cantautorato che non all'interprete. E però allora questo ci porta a maggior ragione al tema della scrittura e dei temi. Quindi tu quando prepari una cosa sapendo che la dovrai fare a New York, quali sono le differenze rispetto ai temi che tratti qui, i temi che tratti lì, cose che sai di poter fare lì o ancora no? Come hai visto, allora, il problema grosso, vabbè, a parte la lingua, che è un problema per me quasi insormontabile, cioè io ci metto tantissimo a tradurre una cosa. Io ho scritto l'anno scorso, non so se qualcuno è venuto l'anno scorso allo spettacolo qua? No. Ah, qualcuno è venuto. Se tu fai questa domanda in America, fanno Certo. Qua ti fanno, sì, vergognate. Beh, sono venuto, pure pagato, beh. Cioè, questo è l'atteggiamento che c'è. Fai la stessa domanda in America. C'ero! E chi si ricorda lo spettacolo? Io ho scritto un'ora e mezza di spettacolo su Politicamente Corretto, si chiama Bocca Mia Taci, e ho scritto un'ora e mezza, dico così, c'ho pronto il materiale che farò in America. Non entrava una battuta. Sono andato adesso un mese a settembre, la prima settimana io ero impazzito, i pezzi più forti non riuscivo a tradurli, ed era un macello, quindi io facevo, là c'hai diciamo 15 minuti, no? 5 minuti vecchi, che entrano sempre, poi ci metti qualcosa di nuovo, se il nuovo continua, continui col nuovo, e poi magari c'è l'ultimo minuto che è una cosa di repertorio che funziona sempre, una bella chiusura. Però dico così, faccio 5 nuovi, 5 vecchi, io non ho mai fatto più di un minuto nuovo, perché come iniziavo? Niente, vedevo loro che non mi seguivano. E quindi ero disperato e provavo tutta, battuta su questa, battuta su quest'altra. Ed era un casino. Poi magari scrivevo delle battutine stupide che mi venivano in metro, tipo, in Italia è tutto basato sul cibo, qua c'avete il pepper spray, la polizia c'ha il pepper spray, in Italy we have cheese and pepper spray. Sta cazzata! C'è la standing ovation. Vabbè, non è vero, però applausi, risate. Su ste stronzate, perché? Perché incorporavano, incarnavano lo stereotipo dell'italiano. Quindi il problema là qual è? Il problema è, io sono un pagliaccio di professione, quindi qualsiasi cosa che fa ridere io la faccio. Non è che sono, mi piace a me far ridere la gente, voglio che, però è ovvio che poi c'è pure qualcosa da dire, no? Quindi il mio grande conflitto all'estero, ripeto, cioè ci stanno dei video che hanno dei numeri incredibili e adesso la scelta è: vuoi proseguire in quella strada e fare, diciamo, l'italiano che interpreta l'italiano e fare i soldi soprattutto e fare i soldi. Soldi veri, fare tanti soldi, oppure cercare di dire qualcosa, di scavare dentro quello che per quello qua in Italia riesco comunque, essendo la mia lingua, essendo la mia cultura, riesco a, diciamo, a muovermi un po'. La cosa che mi ha svoltato in America è stata che a un certo punto ho tradotto il pezzo sull'aborto. Io c'ho un pezzo sull'aborto, senti come ho introdotto il tema. Cioè, una cosa leggera. A proposito. Cioè, là gli piace invece quella roba lì, e siccome quello era costruito bene, con delle battute cattive, in cui affrontavo il pubblico, perché poi non è detto che a New York uno, non è come Londra. Londra, vai a un comedy club, sono tutti liberal, sono tutti di sinistra, sono tutti estremi, sono molto più avanti di me, ovviamente, super woke. Quindi quando parli di ste cose, piuttosto dico, ma te sei un uomo, non puoi parlare d'aborto. Questo è il massimo che ti può succedere a Londra. Invece a New York, al Comedy Cellar, a Manhattan, c'hai i trampiani. Questa è un'altra cosa che non è scontata. Non è scontata. È un contesto di gente di sinistra che passa le serate a raccontarsi, anche fare le battute su quanto sono scemi gli altri. Esatto, non è così. Tu pensi che i trampiani stanno fuori dalla porta? No, stanno lì. Però è bello affrontarli. E quindi mi capitava spesso, io prendevo i pro-life, raccontavo l'esperienza mia sul tema e soprattutto raccontavo il fatto, c'era un pezzo a favore dell'aborto, e con delle battute cattivissime uscivo. Questo mi ha cambiato completamente, perché ho trovato finalmente quei 5 minuti forti che mi servivano.
Ed è strano perché non avrei, è stata l'ultima cosa che ho tradotto e invece quella che ha funzionato. C'è sia questa parte di difficoltà di adattamento, però forse c'è anche l'altro pezzo, nel senso tu fai uno spettacolo in Italia, io l'ho visto peraltro, sul, come, sì, sul politicamente corretto, una cosa lì sull'aborto, hai paura che lì dove il livello di sensibilità rispetto a cosa puoi dire, cosa non puoi dire, è molto avanzato e ci sono delle regole anche che cambiano con una certa rapidità su quello che le persone si aspettano che tu non faccia, hai paura magari anche solo perché non ti è arrivata, diciamo, l'ultima informazione, l'ultima circolare di dire una parola sbagliata, una cosa fuori posto e la tua carriera americana è... Sì, è la mia paura più grande, perché okay, io chiedo sempre agli altri comici, posso dire questa cosa, posso dire... Ma io che non la dici questa cosa? Perché è tutto borderline. Noi abbiamo una sensibilità completamente diversa dalla loro. Siamo due paesi che hanno tantissime cose in comune, ma... pure tante differenze. Io faccio sempre un esempio, non so se posso raccontare. Prego. C'è libertà, tanto sto parlando della battuta. È meta. Cioè qua in Italia puoi andare, in, diciamo, puoi avere problemi con la Chiesa, perché poi puoi dire qualsiasi cosa qua in Italia. Cioè il blackface è finito in Italia 2 anni fa, penso. In televisione. Ma forse era, non ancora nemmeno. Non ancora, purtroppo. E, no, scherzo. Cero. Scherzo. Però sul razzismo, sul sessismo, sull'omofobia, loro sono anni che hanno ripulito il linguaggio mainstream. Poi dentro i locali puoi usare quei tabù per romperli, ma il linguaggio mainstream il loro è molto pulito, non c'è body shaming. Qua in Italia una battutina, una cosa, i cinepanettoni erano visti dalle famiglie e via dicendo. E quindi però, diciamo, il vero tabù italiano rimane prendere in giro la religione. E io c'avevo un pezzo, che ve lo racconto semplicemente per farvi capire la differenza. Spero di non offendere nessuno, ma sti cazzi. No, per farvi capire la differenza, no? Perché io facevo, gli esseri umani hanno cuore e cervello. Chi c'ha tanto cuore c'ha poco cervello, chi c'ha tanto cervello c'ha poco cuore. No? Quindi se fai un grafico, Steve Jobs, no? Grande genio, tanto cervello, poco cuore perché era egoista. No, avete visto il documentario, il film, era un genio però molto molto egoista. Gesù Cristo, bravissima persona, e io aggiungo, però secondo questo ragionamento era ritardato. Dico sta cosa, mi chiedo scusa, dico sta cosa, quando la racconto lì, mi dicono, no, non puoi fare sta battuta. E io faccio, ma come, ma vengo dall'Italia, cioè un paese cattolico, voglio fare un po' di satira religiosa. E lui dice, ma no, per Gesù Cristo, per i ritardati. Certo. Offende i ritardati. E se ci pensate, ha senso. Perché effettivamente offende, invece su Gesù Cristo là posso di quello che mi pare. E l'ho svoltato, perché io su Gesù Cristo ho 3 spettacoli... Senti, a proposito di cosa fa ridere loro e cosa fa ridere noi, qui a un certo punto, devo dire, adesso poi la stand-up comedy e il suo sdoganamento ha cambiato un po' le cose, ma qui a lungo il comico in TV doveva avere, se voleva fare successo, un tormentone. Volevo chiederti cosa ne pensi anche di questa evoluzione della comicità italiana, se c'è stata, ma anche se lì esiste questa storia del comico che ha il tormentone. No, io penso che... No, allora... La grande differenza è che lì vengono esaltati, valorizzati, in certi casi adorati anche delle figure, no? Tipo, non so, Richard Pryor, George Carlin, questi sono considerati degli intellettuali quasi, comunque dei commentatori della società, e per loro il miglior comico è un commentatore della società. Da noi un po' di meno. Da noi è successo che, a mio avviso, pur venendo da una tradizione bellissima che è quella della commedia all'italiana, dove abbiamo insegnato al mondo a far ridere con la verità, che è quella la stand-up comedy, far ridere con la verità, cioè raccontare veramente quello che c'è dentro invece di fare il pupazzetto, però oltre alla commedia all'italiana a un certo punto abbiamo cominciato a fare una comicità televisiva molto molto breve, molto riconoscibile. Cioè, io ho fatto un laboratorio di un programma televisivo molto importante, che non posso nominare perché è Zelig, e quindi, no, che stavo a Milano, faccio il laboratorio di Zelig, io mi ricordo, siccome venivo dalla politica, c'è stato un momento in cui io facevo l'ufficio stampa per Giulietto, e quindi parlavo con il giornalista, e poi dovevo salire sul palco a questo laboratorio in cui
Io ci avevo tutte battute di satira politica, ma erano battute orrende, orrende, giochi di parole così. E quindi il gioco là era fare 12 battute, però perché dovevi fare 2 minuti e 48 io dovevo fare. E dovevo essere annunciato come il comico, il giovane che parla ai politici. Cioè anche un monologhista comunque deve avere una riconoscibilità qua in Italia. Perché? Perché si pensa, cioè sfiducia nel pubblico qua in Italia, si pensa che il pubblico fai questo, volta pagina, non capisce, gli devi spiegare tutto, ma lo vedi pure nelle commedie italiane, no? Quando tu vedi un film, inizia sempre con un voice over, c'è cioè il protagonista e dice questo sono io, Francesco, 42 anni, e sono un avvocato che però ha un problema, la balbuzia, e dice tutto, sono innamorato di Irina, e il voice over ti racconta tutta la storia, e te dice cazzo mi guarda a fare il film. Però questo è importante, invece loro valorizzano il racconto del comico vissuto e questa è credo che sia la più grande differenza. Poi ci sta pure là della comicità un po' più semplice, sicuramente in televisione, Tormentoni, però io quando gli dico catchphrase, che è la traduzione di Tormentoni, la gente mi dice ma che è? Non esiste proprio nella loro cultura il Tormentoni. Che cosa li fa ridere particolarmente? Magari che ti ha stupito, che non pensavi avrebbero riso così tanto per qualcosa. Loro ridono molto sicuramente sui tabù, ridono molto degli stereotipi, perché qual è la differenza? Che ridono del fatto che tu stai facendo una battuta su uno stereotipo, non ridono con lo stereotipo. Che tu li stai facendo ridere, state ridendo insieme di te che fai l'italiano che parla di sì, cucinare. Sì, oppure quindi. Io che dicevo il Papa che va in televisione a dire di fare figli, che cazzo ne sa il Papa, no? Come se un inglese andasse in televisione e dicesse usate il filo interdentale. A loro sta roba li faceva impazzire perché qualcuno lo sa, c'è cioè lo stereotipo che gli inglesi hanno i denti brutti. E quindi questa era una cosa che ogni volta che la facevo, gente che piangeva dalle risate, convulsioni, è una cazzata, però a loro gli fanno ridere anche queste cose qui. E poi però c'è una identificazione col comico che sta sopra che è molto più profonda rispetto a quella che è in Italia. Cioè, a noi ci rovina il fatto di avere una storia. Loro, siccome hanno poca storia, quella che hanno tendono a dimenticarsela perché ne hanno fatte di cazzate, quindi guardano molto avanti. Quindi a noi una cosa che funzionava nel 91... ancora facciamo, certo. Cioè tu vai ancora a queste riunioni in televisione che ti dicono noi vogliamo rifare quelli della notte, che era un programma bellissimo, ma era una reference dell'85. In America non ci sarebbe mai una festa del cinema come quella di Roma che c'ha Mastroianni. Ovviamente è Mastroianni, non sto dicendo che sbagliamo noi, magari sbagliano loro, ma tu ti immagini una festa del cinema a New York che mette un attore degli anni 60. Ma nemmeno 60. Un George Clooney che è un gigante attuale, metterebbero il giovane emergente, Timothée Chalamet della situazione. Esatto, questo condiziona la comicità tantissimo e quindi the next thing è molto più importante di quello che faceva Rita. E se tu fai una cosa, a me me l'hanno detto subito, io avevo delle battute sulla metropolitana, dicevo, basta, ma no, ma è figa, ha rotto il cazzo. Cioè, scusa, invece è ritardato. No, però è vero, sembra anche che la stand-up comedy debba partire per forza da i miei figli, io e mia moglie, sì, no? Quelle cose, gli uomini e le donne, che è l'inizio di mille monologhi comici però italiani. Pensa in Italia, se oggi tu vai in televisione e rifai una cosa, la nostra comicità, è al nord lavorano tanto, a Roma non facciamo niente, il napoletano è il furbo, e le mogli sono tutte... Il cinebarettone ha forgiato... Non so se è causa effetto, non ho mai capito, però sicuramente è interessante che ci stanno quegli stereotipi, cioè, i gay sono tutte macchiette, no? Sono una scrittura molto semplice, ed è sempre la comicità alle spese di qualcun altro. La differenza è che questa comicità, lì è Borat, che Cozzalone, il personaggio che Cozzalone, lì è Borat, è una cosa che verrebbe percepita come politicamente scorretta. Tra l'altro Borat, personaggio fatto da Sacha Baron Cohen, uno dei più grandi comici mondiali, però che fa delle cose estremamente scorrette che tu vai a vedere, come i Griffin, pensa ai Griffin, che tu vai a vedere con la consapevolezza e quelle cose non si possono dire. Qua in Italia i Griffin li passiamo all'ora di pranzo. Cioè qua in Italia le famiglie vanno a vedere i cinepanettoni.
E questa è la cosa, il discorso, il dibattito sul politicamente corretto in Italia non è stato capito. Invece tutti, oh, palle, sto politicamente corretto. Ma non è così, è molto più delicata la situazione. A te com'è andata l'esperienza del fare poi uno spettacolo qui in Italia su questi temi? Oh, cioè, sia come reazione del pubblico, ma anche della stampa fuori, del raccontare, ma guarda, De Carlo, questo spettacolo dedice di tutti i colori. Io dico sempre che in Italia ci vorrebbe il politicamente corretto. Perché quando tu vedi questa roba qui, bisognerebbe ripulire il mainstream di certe cose che piano piano stiamo raggiungendo, così poi nei locali, nei teatri, a un spettacolo del comedy, lo stand-up comedian, io pago un biglietto per sentire le cose che non si possono dire in televisione. Se hai Pio e Medeo in televisione, con tutto il rispetto... Come fai? No, ma non è il problema del comico, il problema è del pubblico e del sistema. Come fai a superare una cosa che in televisione è già sdoganata e così? E quello... quel tipo di comunicazione si dimostra offensiva. Se invece c'è un patto col pubblico e dice stasera vi porto a sentire delle cose che non si possono dire, allora lì c'è un ragionamento dietro alla battuta, ci sta un punto di vista forte e scorretto. E quindi quando io dico questa cosa qui, dico attenzione, il politicamente corretto ha rotto le scatole, c'ha delle storture e delle esagerazioni che io non sopporto, però in Italia è diversa la situazione, quindi cerco di sfumare anche durante le interviste. Titolo: basta col politicamente corretto, De Carlo contro tutti. Ma che cazzo? Cioè, non puoi parlare perché qua è bianco e nero, capito? E quindi sta cosa del politicamente corretto, ormai tutti qua, che palle il politicamente... Non è vero, il politicamente corretto nasce con, diciamo, un fine pure importante. Cioè, dopo 50 anni di comicità, fatta sempre dal punto di vista maschile, nel caso nostro solo maschile, ma nel caso loro maschio bianco, eterosessuale, a un certo punto hanno detto ah, basta pià per culo le donne, basta Ben Hill che fa che spoglia le femmine, basta le macchiette dei gay, facciamo una comicità che faccia ride pure gli ma altri. Poi ti costringe, credo, a te comico a diventare un po' più bravo, nel senso che puoi anche far ridere con una cosa scorretta o giocando con uno stereotipo, ma devi fare una strada che non può essere la strada più dritta e dire soltanto la battuta omofoba, devi portarmi, e quella è la cosa che poi mi fa ridere a me da pubblico, quando mi rendo conto che mi hai fatto ridere di una cosa di cui non avrei mai voluto ridere, mai avrei riso, ma stiamo ridendo tutti e siamo parte di questo patto che abbiamo con te, siamo venuti qui, quella cosa è difficile da creare in un sistema come il nostro e dice qualcosa del nostro paese che va oltre la comicità. Ci sono delle cose dell'America in generale che hai capito facendo però il mestiere di comico lì, di come sono fatti loro? I soldi. I soldi, fondamentali. Tanti soldi ci stanno. No, no, ma perché questo però è interessante, perché due cose ci stanno, i soldi e l'alcol. È una cosa di cui non si discute mai abbastanza, pure a Londra era così. Cioè là la comicità è molto legata al consumo di alcol. Questo magari è il dark side of the moon. Però effettivamente è vero. Cioè qua in Italia, al Cellar si entra, in ogni altro locale è così, c'è il biglietto, che sono $25, più due consumazioni. A Londra uguale, cioè non puoi entrare e non bere. E quindi questo però a parte favorisce che un clima, favorisce il clima, è bellissimo, favorisce il clima. Questo è sicuramente un tema. Lo show business è completamente diverso dal nostro, anche perché parlando in inglese veramente a me mi stanno seguendo persone dal Brasile, dall'Australia, dalla Russia, da tutto il mondo, dal Sudafrica, e quindi ovviamente in lingua inglese è molto più, è uno show business che ha delle regole un po' più stringenti. Tu ti sei esibito anche in altri posti. Il video che vedevamo prima raccontava di una tua esibizione in Corea del Sud. Ci sono dei posti in particolare in cui ti sono capitate delle cose di risate mancate o di risate che non ti aspettavi? Allora, il pubblico peggiore è in Olanda. In Olanda. In Olanda tu sali sul palco con i comici olandesi che prima della serata ti dicono se non ridono non vi preoccupate. In che senso non bevo? No, perché, raga, non ridono. Come non ridono? No, ma ridono dentro, perché comunque ci vengono. Ma dopo la fila per fare le foto. Ma noi salivamo, andavamo, noi comici stavamo morendo, perché non c'era un suono dal pubblico. Tutti fermi così a guardarci. E ognuno diceva, no, io non voglio salire. E quindi sapevi che dovevi fare un quarto d'ora nel gelo più totale. E c'era sto giapponese che ogni battuta faceva un inchino. da cosa sembrava David Lynch. Cioè, e dopo, è stata la serata più bella della mia vita. Commenti di questo genere da parte del pubblico. Invece il miglior pubblico in Sudafrica,
Sudafrica, Johannesburg è stata forse, perché io ho avuto la fortuna nel 2015 più o meno di fare tanti festival internazionali, mi sono esibito in 17 nazioni tipo in tutto il mondo, e quindi ho girato tante situazioni che non capiterà forse più a nessuno in Italia, perché era proprio un giro di festival che avevo beccato io, che adesso non ci stanno più. Vado a Johannesburg e i comici mi dicono, oh, i sudafricani, se si alzano e cominciano a rotolare per terra... non chiamare l'ambulanza, dice, non infermarti. Non ti fermare, perché... Ma ti pare che se buttano per terra, io vi giuro su Dio, alle battute queste si alzavano e cominciavano a camminare, c'è chi cascava. E tu stai sul parco e continui. E quindi, però, effettivamente... In ogni paese c'è, i pezzi più o meno sono sempre. L'unico che mi ha messo in difficoltà invece sulla costruzione è proprio la Corea, perché non capivano, cioè ridevano alla premessa della battuta. È come se io ti dico, oh, un po' capì che è successo l'altro giorno, sono andato in panetteria. Ridevano fuori tempo. E non... Ma ridevano anche dopo? O soltanto no, prima? Ridevano. Soltanto prima. Ma noi dovevamo fare mezz'ora a testa, io e Loiso Madinga, il Sud America. Non capivamo come... Infatti due giorni dicevamo, proviamo a cambiare l'ordine delle battute. Ridevano quando non dovevano ridere. Adesso la tua vita com'è? Separata tra Italia e Stati Uniti? Ti esibisci un po' qui, un po' lì? Come funziona? Adesso, diciamo, questa cosa è iniziata a novembre, poi io sono tornato per fare il tour qua e mi sono salvato 2 settimane a gennaio e 2 settimane a marzo e poi sono ritornato adesso a settembre. Farò più o meno la stessa cosa l'anno prossimo, perché lancio il mio tour questa settimana qua in Italia e anche qui tornerò a gennaio, a primavera un altro po', e finito il tour dovrei trasferirmi lì, perché ho l'ultimo anno di visto e me la voglio giocare, insomma, perché... Come funziona? Il visto ti viene fatto dal locale, da un'agenzia. Da un'agenzia. Che visto è? O1. È quello artista. Delle persone talentuose. Talentuose, chi, sì. Chi ha un qualche talento. Sì. Un applauso. Grazie. Che è pure difficile da ottenere. Va molto di moda il Made in Italy, abbiamo un esempio di eccellenza italiana che per una volta non è un cavolfiore, che sono le uniche tipi di eccellenze italiane che ci interessano, quindi è giusto celebrarlo. Sempre che vanno bene le elezioni. Perché... Ma volevo capire anche da te come la vivi questa campagna elettorale, male. Da persone che ha un visto e quindi vive un po' anche lì. No, la cosa che mi ha stupito lì, io stavo lì quando hanno trasmesso il dibattito tra Trump e Kamala Harris, e stavo in un pub e tenevano, c'erano 4-5 televisori su sto coso, però era senza volume, con la musica, e loro guardavano, senza il volume, e te credo che vince Trump. Questi non sanno che dice Trump, ma vi giuro, stavano là così, dicevo, ma io volevo vederlo. Noi possiamo dire chi ha vinto il dibattito secondo gli americani, l'americano magari era il papa con la terza birra e il dibattito senza quello audio. Parla, che ha una bella cravatta, cioè, che poi la cravatta era quella di Kennedy e Nixon, che vinse per la giacca, ma la cravatta... Perché era sì, l'immagine era... Quindi, cioè, io sono preoccupato, sinceramente. Là mi dicono, no, tranquillo. Che ti dicono lì, esatto? Però gli americani che dicono? Come dicono a Manhattan, tranquillo, ha fatto una brutta fine. Certo. No, loro mi dicono che sono tutti preoccupati, ovviamente, perché, come ben sai, una cosa è New York, dove ti sembra... La patria del libero, sì, super progressista e via dicendo, come di allontanare un po' dalle grandi città e soprattutto incomincia ad andare a sud, temo che... Cioè, ma devo dire la verità, uno si immagina il trampiano come mostro psicopatico, complottista, è pieno di trampiani pure a New York. Sono persone normali. Sono persone normali che probabilmente per... stanchezza nei confronti del Partito Democratico, dell'establishment, tutte le cose che si sanno, poi alla fine te li trovi a parlare, litigano in continuazione. Là ha fatto molto scalpore la cosa di mangiano cani e gatti, certo. Ti ricordi? Trump al dibattito disse che gli immigrati mangiano i cani e i gatti domestici, li rubano alle famiglie e poi li arrossiscono al barbecue. Sì. E tant'è che pure Chris Rock c'era quella sera che lo prendeva in giro perché dice, ma come fai a dire una cosa del genere? E c'è gente che però dice, vabbè, può essere. Cioè, quindi io sono preoccupato perché lui stringe sui visti, come ben sai, cioè è uno che sull'immigrazione è abbastanza netto, perché poi da là sopra scendono una serie di
Dico, se sente il mio pezzo su aborto, io sono finito. Certo. Da te che nuovo pubblico, io fino alle lezioni. No, ma poi perché si dice anche in questi casi, non so, Trump presidente, per il paese sono andate male un sacco di cose, ma i giornali e i comici hanno fatto grandi affari, perché Trump ti dava un sacco di materiale, eccetera. Però, parlando ad alta voce qui con te, pensando ad alta voce con te adesso, non so se vuoi fare quello che fa le battute su Trump, cioè mi sembra una cosa anche molto da americani, a meno che non li vuoi prendere in giro, però tu da italiano sì, è un po' vista e rivista. Ma è brutto quando il pubblico è già d'accordo con te su quel, cioè a me piace un po' sfidare, ma anche e soprattutto al pubblico che di partenza è come me, cioè se io parlo con uno di sinistra mi piace metterlo in difficoltà, cioè metterci in difficoltà, cioè andare a vedere, ma davanti a questo dilemma morale come ti comporti? Perché è facile dire questo è bello, questo è brutto. Certo, ma se devi scegliere Salvini e Vannacci, scegliene uno per forza. Esatto, no? Questo è un bellissimo pezzo di stand-up. Vabbè, magnifico, guarda, infatti, prima di chiudere su questa nota altissima, perché meglio di questo non posso sentirmi dire stasera, volevo chiedere a Riccardo se intanto se abbiamo fatto pace, se vuoi darci un altro contributo. Ti vedo lì in platea. Sì, sono qui tra il tuo pubblico, Francesco, per la consueta intervista di fine serata. Se puoi evitare la pantomima che facciamo di solito, che ti sei messo d'accordo con tuo cugino, cioè facciamo una intervista vera per una volta. Un'intervista, una domanda interessante, esatto. Cioè, intelligente. Vai. Questa ragazza, ciao, come ti chiami? Ciao Isabella, grazie per la ragazza comunque. Grazie Isabella, scusa. Stava così poco. Isabella, tu hai letto l'ultimo libro di Francesco, Frontiera? Sì, sì, l'ho letto, sì. Ti è piaciuto? Parecchio, ho letto anche gli altri però. E quale ti è piaciuto di più? Non posso dirlo, dai, diciamo Frontiere. Ma perché? Che è il segreto? Magari ti dico l'ultimo, sto ancora facendo promozione. Isabella, qua dovevi dire Mattusa. Allora, mi sembra di averti già visto, tu per caso sei quello del quiz. Ma come hai fatto a riconoscere? Vabbè, hai dovuto addirittura imboccarle la battuta, buio. Ma potevate prepararvi prima, un po' di professionalità. Vi toccherà anche questa sera fare il quiz. Ti toccherà fare un quiz, un applauso. Grazie, al quiz di Riccardo, per favore. Quiz a cui sottoponiamo Francesco a questo punto. Riccardo fa ogni volta questa gag a proposito del nostro essere schiavi dei tormentoni e delle gag del passato. C'è un quiz per te, sì, a te la parola. Sì, è un quiz su, visto che ormai Francesco è resident a New York, è un quiz con alcune informazioni basilari per chi vuole recarsi negli Stati Uniti, cose che dici sempre anche tu, consigli che dai sempre anche tu, Francesco, per chi vuole recarsi negli Stati Uniti. Quindi il quiz si intitola La mia America. La selezione delle immagini è sempre on point. Ok. La sigla, non chiedo. La sigla. Francesco, devi rispondere, puoi chiedere anche l'aiuto del pubblico. Francesco, io. No, no, tu. Io. Almeno io sono abituato. Per entrare negli Stati Uniti è necessario compilare il modulo ESTA, che tutti conoscono, contenente alcuni quesiti. Come si deve rispondere a tali quesiti? Opzione A. Fingendo di averli letti. Finché stai sul vago, puoi. Opzione B. Mettendo delle crocette nella colonnina di destra. Opzione C. Dichiarandosi colpevoli, così, a priori. Consegnandosi alle autorità. Hai paura quando devi compilare... San Giuliano, là. Sì, no, per fare il visto, anche tutte quelle robe. No, ma le io entro con un visto, quindi diciamo, spero sempre mi chiedano che lavoro fai, perché quando tu dici faccio il comico, allora là dici, comico, cioè, che è strana come cosa se ci pensi, perché dici allora sei veramente qua per lavorare, certo. No? Perché se, non è che uno arriva e dice sono comico per finta all'ufficio amministrativo, però finché non mi fanno quella domanda, io tipo mi porto un pacchetto di sigarette, c'hai il tabacco con te? Io dico no, no, perché loro intendono tanto tabacco, certo. E quindi io dico no, però dico, pensa se mi trovano le sigarette, cioè fanno paura, quindi comunque quando si tratta di compilare scelgo A. Okay. Era tutto qui il tuo quiz? No, no, ci sono altre due domande. Altre due domande? Poi ti dirò quanti punti hai fatto, Francesco. Allora, seconda domanda, se negli Stati Uniti si viene fermato, questo è un grande classico, se negli Stati Uniti si viene fermati dalla polizia mentre si è alla guida, cosa è vivamente consigliato fare? A. Una super casco. B.
scendere e prendere il treno. Opzione C, mettere le mani sul volante. Non sono esattamente sul volante, vabbè. Circa. Opzione C, sì. Opzione C. C, perfetto. Sempre mettere le mani sul... Hai mai avuto incontri con la polizia? Sono cattivi i poliziotti? Ma no, là sembrano buoni. Cioè, ah, dai. Poi è anche vero che, diciamo, siamo bianchi. La stessa, sì, sì. Cioè, quando noi parliamo di razzismo non lo conosciamo bene. Invece là i poliziotti con me... Cioè, paesà, poi saranno paesà, anche... Sono tutti italiani. Tutti italiani. Va bene, ultima domanda, questa è un'altra cosa di cui parla spesso Francesco, quando si va al ristorante negli Stati Uniti di che cosa non ci si deve assolutamente dimenticare? Opzione A, di lasciare la mancia. Io volevo dire che le foto le ha scelte Riccardo Lupoli, posso darvi anche il suo codice fiscale, gli avvocati. Sono puramente indicative. Opzione B, di tenere tutte le fatture. Sempre utile. Opzione C, di pagare. C anche qui. Anche la PEC di Riccardo posso dare agli avvocati eventualmente. Complimenti, 3 punti. Francesco, hai vinto una copia di Frontiere, che è il libro preferito. Grazie. Isabella, grazie per la collaborazione. Ma non ti chiederò che rapporto hai con le mance, che è la domanda banale tra italiani e lì, ma tu vieni pagato invece anche con le mance. Come funziona? No, no. Soltanto cameriere. È una cosa che... No, pure il tassì, cioè... Ne parli pure tu nel libro. No, ma dico al locale. È una cosa che chi va negli Stati Uniti lo sa, cioè ti dà proprio fastidio lasciargli tutti quei soldi di mancia per ogni volta che va al ristorante, devi calcolare 20, poi se stai con qualcuno 25%. Perché vuoi fare quello, certo. Sì, però non ho mai capito, per esempio, alcuni esercizi sì, altri no, mi hanno detto. Quindi Il barbiere sì. Il tatuatore sì. Però per esempio il barbiere gliel'ho dato di meno di quelli che si aspettava, perché dico vabbè, lo pago col cash, perché non avevo iniziato a pagare cash, gli lasciavo, mo ti dico una stupidità, il 10%, e dice, e lui mi ha fatto: questi sono i soldi che vuoi dare a lui? Cioè, come dire, tutto quanto se lo prende lui, e lui vive solo di mancia. C'era sto ragazzo che mi guardava dopo avermi tagliato i capelli e quindi dice: no, la pago con la carta. E ho pagato con la carta. Però sì, effettivamente è imbarazzante questa cosa a volte. Sì, soprattutto all'inizio, quando non sai... un sacco di... Ma tu adesso diventerai praticamente appunto cittadino o quasi. Dicevi che vai lì a esibirti eccetera, ma parlavi anche di un tour, lo lanci e non ti vogliamo far spoilerare delle cose, ma quello italiano, fai un tour in Italia? No, quello americano è tutto da costruire, nel senso che finito questo italiano farò un tour in America, non si sa se teatri, locali, adesso capiremo questa cosa. Invece questa settimana lancio il mio tour dello spettacolo italiano, che si chiamerà Mortacci Tour, ed è tutto dedicato alla storia di Roma. È una grazie. Vedi che lei è stata in America. Certo. Storia di Roma, si chiama Storia di Roma per gente allegra, ed è è tutto uno spettacolo di stand-up comedy, però tutto sulla storia di Roma antica, dalla fondazione della città fino al crollo dell'impero. Perché a parte la passione per la storia, ma ho notato innanzitutto che ci stanno un sacco di similitudini tra quello che succede oggi nella società occidentale e quello che è successo al tempo. È una storia molto violenta, si ammazzano, fanno un macello, è molto oscena ed è molto divertente, quindi ho capito che è il materiale adatto per uno spettacolo di stand-up, ma tutto, da Romolo e Remo, la Repubblica, gli imperatori, Cesare, Cicerone, Seneca, via dicendo. E soprattutto perché nella mia testa questo è lo spettacolo che poi porterò a New York. Traducendolo. Se no sarebbe tutto... Pensa, la gente mi guarda e dice che cazzo... Però traducendolo perché? Perché ho pensato che forse questa è una strategia per uscire dal personaggio italiano che parla di cibo, certo, di cui non so niente. Io ogni volta che mi siedo a tavola con qualcuno, là parliamo, cominciano a parlare, ma è vero che l'olio d'oliva, lì, ma è vero, io poi non so niente, quindi sono di un sacco di cazzate. È vero che nella passa la norma, ci va la, sì, l'aglio, la cipolla, il tonno, tutto. Metti. Io non so niente, sto allora rovinando la dico, tradizione culinaria. Me l'ha detto il mio amico italiano, sì, ma io dico sì, quindi ogni cosa che dico io
Cioè, credono. È legge. È legge là. E quindi mi diverto a fare queste cose. E, però almeno esco un po' dai vestiti, peggio mi sento. E quindi, diciamo, questo è un po' un tentativo per fare uno spettacolo, perché poi alla fine della fiera, perché sto facendo tutto questo? Per soldi. L'arte, ci piace, l'arte, grazie. Il danaro. Francesco De Carlo, buona fortuna. Grazie davvero dell'invito. Prenditi questo applauso. Grazie mille. Davvero. Grazie a voi per essere stati qui, grazie a Riccardo, grazie alla regia, i fonici, le luci, il palco, grazie al Teatro Carcano. Noi ci vediamo tra un mese con l'ultima data, ma tra poco qua fuori se volete con le copie del libro. E di nuovo, ciao, grazie, buonanotte. Davvero.